è uno dei grandi protagonisti della cucina spezzina, una ricetta che piace tantissimo ai turisti, ma anche a noi che siamo del posto, è quella delle frittelle di baccalà. Con noi Edda, che è un po' oggi la regina del baccalà, che ci spiega come si prepara questa ricetta, questo piatto tipico spezzino. Innanzitutto gli ingredienti. Allora, ci vuole il baccalà, ci vuole la farina, l'acqua e un pochino di lievito. La farina e l'acqua servono per fare la pastella. Noi prepariamo oggi una ricetta per quante persone? Sempre per 4 persone circa. Allora, posso procedere? Cominciamo con la preparazione vera e propria. Acqua nella farina. Acqua, sì, nella farina. Quanta farina abbiamo messo nella nostra ciotola? Io qui circa 300 grammi. Quello che cos'è? Il lievito. Che magari c'è qualcuno che ci ascolta che è come me e che non è molto pratico, quindi ha bisogno di capire tutto. Di capire, l'ho messo leggermente. Ecco come faccio, come deve essere la consistenza. Non deve essere né molto liquida né molto solida. Una pastella piuttosto densa, ma non troppo. Ecco. A questo punto, quando abbiamo preparato la pastella, prendiamo il baccalà crudo, lo tagliamo a pezzettini. Un po' delle fettuccine facciamo così. Sì, circa così. Dei quadretti. Dei quadretti, uno come la propria fantasia. A questo punto si prende il baccalà, si mette nella... Si tuffa proprio nella si pastella. Si tuffa nella pastella e si prepara l'olio caldo. Poi si prende... Si pesca. Si pesca e si mette qui. E c'è da friggere. E così si friggono piano piano tutte le... Ecco, sul fuoco quanto deve rimanere? Il tempo della cottura, 5 minuti. Poi si vede un po'. Poi si vede la doratura della frittella. 5 minuti di solito ci vogliono. E anche in questo caso le chiedo qual è proprio il segreto per fare delle frittelle da leccarsi i baffi. In questo caso proprio è la dissalatura del pesce, del baccalà, che bisogna che sia proprio dissalato. Come si fa a capire che è arrivato il momento di toglierlo dall'acqua? Toglierlo dall'acqua e si sente la consistenza della polpa. Se è morbido, allora bisogna toglierlo dall'acqua e preparare quello che si deve preparare. 5 minuti in padella ed ecco qua le nostre frittelline di baccalà che possiamo mangiare come vogliamo, come antipasto, come primo, come piatto unico, contornato da qualche pomodoro che è della nostra zona. Quindi in questo caso un piatto molto semplice, molto veloce e molto buono. Venite a Spezia a assaggiare le frittelle di baccalà.